Carlo Antonetti, come possiamo commentare questi risultati e questo esito? Beh, sicuramente, anche se è provvisorio, perché siamo a un terzo delle schede scrutinate, non mi sembra sicuramente un risultato per il momento deludente, che non mi aspettavo e che non ci aspettavamo, e quindi accettiamo ovviamente quello che è l'esito del voto dei cittadini, che è sovrano, ma non ritengo, insomma, che non immaginavo si potesse arrivare a un risultato così, diciamo, netto davanti a una situazione di Teramo che è quella che è sotto gli occhi di tutti. Secondo me c'è stato qualche francotiratore? No, io questo, adesso io direi che nella vita bisogna finire le competizioni, bisogna valutare bene i risultati e analizzarli, dopodiché si tirano le somme sul perché magari una cosa non è andata come avremmo desiderato e per come abbiamo lavorato. È stata una campagna elettorale entusiasmante, è stata una campagna elettorale piena di energia, piena di contatto con i cittadini, e questo è bellissimo. Quindi ringrazio peraltro il mio staff, la mia segreteria, che in un mese e mezzo è riuscita a organizzare una macchina difficile elettorale con grande passione. Quindi queste sono poi le cose importanti che ci hanno unito i cittadini. Dopodiché valuteremo, esatto, quello che è successo nel modo più sereno, ma più ovviamente serio. Che opposizione farà? Beh, l'opposizione non potrà che essere dura sui contenuti, perché Teramo deve cambiare marcia, Teramo deve uscire dal declino, deve avere il cambiamento. Non ci siamo riusciti ad affermarlo noi, e questa cosa veramente mi sorprende e la dice lunga forse della situazione in cui versa questa città. Però i cittadini, ripeto, vanno rispettati. L'opposizione sarà dura, seria, di stimolo, perché noi amiamo Teramo e vogliamo che Teramo torni a avere il ruolo che le compete, purtroppo dai banchi dell'opposizione, ma con grande amore e fermezza, che sono le cose più importanti per rispettare, ecco, i cittadini. Essere partiti in ritardo con la campagna elettorale può essere stato un punto a sfavore? È ovvio che in una campagna elettorale l'amministrazione uscente è avvantaggiata, anche perché amministra fino a un giorno prima delle elezioni. Dopodiché noi siamo partiti molto in ritardo, peraltro con un progetto ambizioso, un progetto originale, nuovo, che partiva dai cittadini, partiva da quelli che sono i temi veri, no, di una comunità per un rilancio. Quindi un progetto che, no, aveva una compagine che nasce civica, una grande componente civica, ma alla quale ha aderito tutto un centrodestra. Quindi è stato ovviamente un ruolo delicato quello di mettere, no, insieme una compagine composita, ma io sono contento di un lavoro di una squadra che comunque ci ha messo tutto quello per poter vincere queste elezioni. Non ci siamo riusciti.